Nelle regioni del Sud Italia si pagano più pensioni che stipendi e quanto emerge da una elaborazione dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre su dati INPS e Istat aggiornata al 2022. Per quanto riguarda il Molise i numeri dicono che a fronte di 100.000 occupati le pensioni erogate ammontano a 124.000. Vediamo anche i dati riferiti alle singole province. In quella di Campobasso le pensioni erogate sono 87.000 a fronte di 71.000 occupati, mentre a Isernia gli occupati sono 29.000 e le pensioni erogate erogate 36.000. La platea presa a riferimento è quella costituita da lavoratori autonomi, da dipendenti privati e del pubblico impiego. La popolazione molisana dunque invecchia sempre di più allo stesso tempo continua a diminuire. In base agli ultimi dati disponibili, aggiornati allo scorso 30 settembre, i residenti della regione sono ora 290.362. Nei primi nove mesi dell'anno la regione ha perso dunque 2.000 abitanti. I residenti infatti un anno fa erano poco più di 290. A dir poco allarmante il quadro di quanto accaduto negli ultimi vent'anni, il Molise ha perso oltre 30.000 residenti. Nel 2002 gli abitanti erano 321.047, nel 2022 erano 290.362. I dati definitivi riferiti al 2022, che saranno resi noti nelle prossime settimane, potrebbero rivelare non poche ulteriori sorprese negative. Sono infatti diversi i piccoli comuni della regione che rischiano di scendere sotto i 100 abitanti.